Sì, per me è un grande onore questa sera poter vivere insieme a tutta la comunità parrocchiale di Capistrano questo momento, questo storico momento per la realizzazione delle nuove corone per la Madonna della Montagna di Polsi in Capistrano. Come si ricorda, questo è un cammino che è iniziato alcuni anni fa, proprio con la fusione dell'oro, questo bellissimo rito che si perde un po' nella notte dei tempi e che proprio in questa chiesa abbiamo fuso l'oro dove, ecco, dal ricavato di questo lingotto abbiamo realizzato le corone. Le corone realizzate interamente a mano, dove ci sono questi motivi floreali a spalzo, e sono state incastonate 38 pietre in varie forme, in varie misure, sia di taglio tondo che ovale, composte da topazi azzurri, ametiste e quarzi citrini. Io ovviamente ringrazio l'Antonio Calafati, ma tutta la comunità parrocchiale per questo prestigioso incarico. Non può che farmi piacere, ecco, realizzare sempre diverse opere d'arte sacre e arricchire sempre di più quello che è il patrimonio della Chiesa calabrese.